Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Marco Sarisetto e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, piccola parte di video prima che inizia appunto il video in sé. Ragazzi, vi dico subito che questo video sarà un po' diverso dal solito, perché vi invito a spolliciare, commentare, scrivere e iscrivervi al canale. Ragazzi, e soprattutto andate a seguirmi MarcoSanto88 su Instagram. Ma bene ragazzi, ragazzi, io sono Marco Sarisetto e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui su, non so se avete capito, ma siamo qui su 60 Second. Ragazzi, finalmente sono riuscito ad averlo. Vediamo un po'. Facciamo survival. Al solito, vediamo. Vivi un'avventura post apocalittica unica. Sopravvivi nel rifugio anatomico. Ok, poi ci scelta a caso. Ok, diciamo Little Boy, iniziamo facile e vediamo un po'. Notizie sui fatti del mondo anche dopo la sua fine. Bella questa frase, devo ammettere. Scusate se sentite una voce, però in pratica sono fuori e c'è della gente che parla. Sono riuscito a chiudere la porta un attimo prima dell'esplosione, siamo tutti salvi. Finché resteremo insieme con un crusher. Per fortuna abbiamo una scorta di pescato alla radio che dicono che va bene. E non si schiaffeggiano che ne parlate, non ci vediamo, voilà. Allora ragazzi, non so se vi siete accorti, ma in poche parole, diciamo che... Scusate, devo rimettere un attimo la frase insieme. Stavo dicendo che non so se avete notato, ma non c'è il fatto dall'inizio, perché ho sbagliato a mettere la modalità. Ma va bene, dai, continuiamo così. Allora, anche se comunque la parte più divertente, perché questa diciamo che è un po' una rottura. Comunque ragazzi, non so se avete notato, ma abbiamo davvero davvero tutto, a parte il libro delle marmotte che ci manca. Intanto la luce già inizia. Vabbè, vediamo giorno 2 se è un po' casino un buon. Un attimo raga. Ok ragazzi, vediamo un po'. Mary Jane non ha dato problemi, o forse i problemi. Ok, nonostante questa circostanza e tutti i problemi che abbiamo, Tim non si è ancora perso d'animo. Dolores non sembra preoccupata. Ted dice che non abbiamo per preoccuparci per lui, si sente bene. E fin qua ragazzi ci sta. Oggi diamo solo l'acqua. Perfetto. Abbiamo giocato a fare una lista delle cose che dici di più e per qualche motivo il nome del nostro vicino continua ad aspettare. Ci è venuto in mente che quel viscido aveva una cassaforte in salotto e ci siamo sempre chiesti cosa ci fosse dentro. Forse ora è il momento di scoprirlo. Ma chi avrà l'onore di rubare i beni della nostra nemesi? Mandiamo Ted, ragazzi, perché lui forse è in grado di svaligiare una cassaforte, ragazzi. Giorno 3. Ted è ancora qui? Si è ammalato, raga, no. Quando abbiamo aperto la cassaforte abbiamo sentito un botto assordante, la stanza si è riempita di fumo, dentro male donate che puzzava di uovo marcio. Il bastardo aveva messo una trappola esplosiva nella cassaforte. Ah, ok, meno male, meno male. Peccato che non riusciremo, piuttosto il tanfore. Cioè, solo nella cassaforte c'aveva una bottiglia d'acqua. Ted è tornato sano e salvo dalla spedizione. Mary Jane dice di stare bene e di non aver bisogno di nulla. Da bravo scout, Tim gestisce meglio la situazione. Sembra persino allegro. Fino a una bella giornata per Dolores. Ted si è ammalato. Ragazzi, glielo dobbiamo dare per forza adesso il medikit. E diamo anche da mangiare a tutti. Perché così, ragazzi, abbiamo, diciamo... Allora, stavamo solo cerchio fuori quando abbiamo scoperto una mappa disegnata. Forse sono previste nascoste. Raga, scusate, ma in pizzeria stanno buttando il vetro. Allora, chi dovrebbe andare là fuori? Io manderei di nuovo Ted. Però mandiamo Mary Jane, va. Ok ragazzi, intanto giorno 4. Ted è tornato normale, abbiamo sprecato il medikit. Ted è tornato anche Mary Jane, ragazzi. Vediamo un po', questa calciata si è rivelata divertente. Va bene, un mazzo di carte, va bene. Mary Jane dice di stare bene. Tim si è ancora perso.
Per dolore se Ted è guarito. Perfetto, ragazzi. Oggi niente, si salta il pasto. Il nostro quartiere è ancora. Ok, allora. Una spedizione per domani. Va bene, va bene, va bene. E si sente la grande fiducia di poterci fare là fuori, abbastanza forte da affrontare i rischi. Ok, ragazzi, apriamo la mappa. Non lo so, non lo so, non lo so che cosa. Non ho voglia di leggere. Sicuramente adesso sarà rotta. Infatti, giorno 5, boom, la mappa è ancora integra, non si sa come, non si sa perché, tra l'altro. Perfetto, abbiamo anche guadagnato una cosa. Ragazzi, è il momento. Infatti, oggi mangiate e bevete. Ok, allora, raga, oggi ho deciso di fare questa cosa qua. Faremo così. Allora, tipo, un giorno sì. Allora, vediamo, mandiamo cosa? No, Dolores, che non ha fatto un cavolo. Mettiamo, raga, mettiamo solo il fucile. Vai. Mettiamo il fucile, raga, perché sennò è un casino. Speriamo che sopravviva. Perfetto. Ok, Ted sta bene. Razioniamo le provviste. Ragazzi, stavo dicendo che nello score prima abbiamo dato acqua e cibo. Oggi non diamo niente, domani diamo l'acqua, dopo no, il cibo. Dopodomani niente, tra 3 giorni l'acqua e tra 5 giorni cibo e acqua. Voglio distribuirla così, raga, va bene? Sì. Oh, raga, cazzo. Nostra marca è stata danneggiata. Porca mannaggia. Dai, però. Ok, allora. Ok. Sembra serena. Buona. Nuova. Ted sta bene. Va in va. In va. In va, va vabbè. Ok, ragazzi. Oggi diamo da mangiare. Intanto, raga, Dolores non è tornata. Questa cosa mi sta facendo un po'. Non lo so, preoccupare. Ancora niente, raga, assurdo. Mary Jane ha molta sete, bisogna darle da bere. Timmy adora il succo di mele, ma ora dovrebbe bere un po' d'acqua. Dovrebbe bere qualcosa. Perfetto, diamo l'acqua a tutti, allora. Statevi bene. Mettiamo un po' la rado e proviamo a contattare l'esercito. Ragazzi, perché? Per chi non sapesse la storia di 60 Second, in poche parole c'è questa famiglia che si ritrova nel seminterrato, che si salva. In poche parole, ragazzi, niente. Loro devono sopravvivere finché non arrivano appunto l'esercito a salvarli. Vediamo un po'. Speriamo che passi in fretta. Allora, ragazzi, speriamo che arriva quella. Eccola. Venga, ha spaccato tutto, ha spaccato il fucile. Vediamo, abbiamo smesso di discutere, ma per quanto tempo è stato per vedere loro, strano, se ne salva. Ok, vediamo. Calmi. Calmi tutti. Allora, nella mensa dell'ospedale abbiamo trovato una quantità notevole di zuppa di pomodoro. Si vede che i pazienti erano solo quelli da mangiare. Ok, perfetto. Una zuppa e 2 bottigliette d'acqua. Il medikit. Una maschera. Oddio, raga. Un dos leitos tina de maschera. Perché in spagnolo? Ok, abbiamo preso un'accetta e abbiamo perso un fucile. Ragazzi, devo dire. Che è perfetto, perfetto. Agli altri diamo solo da mangiare, li diamo anche da bere. Perché, ragazzi, è stata davvero, davvero eccezionale. Prepariamo Mary Jane. Ok, vediamo un po'. Ragazzi, devo dire che ho fatto una, davvero, davvero una bellissima spedizione, Ok, raga. raga, procediamo. Raga, però dico che giorno 13 arriviamo al giorno 15, anzi niente. Vai, vediamo, apriamo la porta. Ragazzi, apriamo la porta. Boom, morti tipo. Ok. Ah, i ghiottoni ci hanno portato un fucile. Ok, niente ragazzi. Spero che per questo video spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi ai commenti e soprattutto andatemi a seguire su Instagram MarcoSanto88. Basta ragazzi, possiamo uscire. Eccoci qui ragazzi, abbiamo finalmente finito questo video di
60 Second. Ragazzi, domani non so se riuscirò a portarvi un video. Comunque, se vedrete questo, cioè spolliciate più non posso, se volete vedere altri video di 60 Second, ragazzi, perché io non ci metto nulla a portarli, però li dovete volere voi, perché altrimenti il mio sforzo è, diciamo, che è abbastanza inutile. Quindi niente, ragazzi, adesso vi lascio all'outro e niente, ciao a tutti.